Personaggio che ha legato indissolubilmente il suo nome a quella che è la storia del West americano del secolo scorso. Capo degli Apache che vivevano nel vasto territorio tra il Texas e il Nuovo Messico, egli fece scopo della sua vita levitare una guerra indiana che l'inesorabile pressione dei bianchi minacciava di scatenare. Una guerra che avrebbe potuto significare la completa distruzione di tutte le tribù indiane. Minitashia Nitropa. Anaoka Shimoni. Neateka Nitropa. Keta Sheta Kometa. Unami Sheloka. Zeinemota. Gli Apache capiscono poco la lingua degli Assiniboines. La figlia del bosco degli orsi conosce quella dell'uomo bianco. Gli Assiniboines combattono chi invade questo territorio, ma molti hanno imparato il loro linguaggio. Qual è il tuo nome? Ribanna. Il mio Winnetou. Winnetou? Sei ferita, tornerai al campo sul mio cavallo. Il dolore non mi fa paura. Gli Assiniboines sono dei grandi guerrieri e le donne degne di loro. Oh, che? Lasciami, posso camminare? No. Ma ci riuscirei. Ecco, Tai! Sono della mia tribù. Ashokai! Aete cha kulenka ribanna. Vinetu shomamota, kale minatin ribanna. Akae! Ai akita pash shana Assiniboines. La pash non parla la nostra lingua, però conosce bene quella dell'uomo bianco. Perché il capo degli Apache è venuto nel territorio degli Assiniboines? Voglio parlare col vostro capo, Tashatunga.
Chi lo cata che ribanna? Padre, il capo degli Apache mi ha salvato la vita. L'orso era stato solo ferito dal mio proiettile. Tashatunga ti è grato. La sua unica figlia gli è assai cara. Winnetou, se hai un desiderio, puoi esprimerlo. Risparmia la vita agli uomini bianchi e lasciali andar via. Ikamonexin! Ti rendi conto di quello che mi stai chiedendo? Me ne rendo conto, però è necessario per mantenere la pace. Bene, tu, voglio parlarti. Bene, tu cerca di aiutarci, hai sentito? Sì. C'è ancora qualche speranza? Sì. Noi abbiamo dissotterrato l'ascia di guerra perché gli uomini bianchi hanno invaso il nostro territorio e abbiamo giurato d'uccidere al palo del supplizio qualsiasi viso pallido che cada nelle nostre mani. Il capo degli Apache parla di pace. Ora, in nome del mio popolo, io gli chiedo, siamo forse noi a non volerla? No, ma da qualunque parte sia il torto, non deve scorrere altro sangue. È più onorevole morire combattendo che accettare di vivere come schiavi. Sì, questo è vero. Ma che cosa farebbero le donne, i bambini, i vecchi, senza la nostra protezione? No, Tashatunga. Manitou ci ha creati per vivere, non per morire. E guerra significa morte, pace significa vita. Le tue parole colpiscono giusto come frecce. Che cosa pensi di fare? Le tribù del sud vogliono la pace. Ho mandato dei messaggeri nella zona dei Grandi Laghi, perché si mettano dalla mia parte anche i fratelli del nord. Io andrò dal mio fratello di sangue, Old Shatterhand, che ha molta influenza presso gli uomini bianchi. Poi con lui e te, Tashatunga, raggiungerò il forte Niobara. Lì troveremo gli altri capi e insieme agli uomini bianchi cercheremo il modo per far cessare questa inutile lotta. La tua saggezza non è riuscita a disperdere i dubbi che erano nel mio cuore. Ma poiché hai salvato la vita di mia figlia, Winnetou non desidera questo. Ciò che ha fatto per me ora non importa. Devi decidere liberamente, per la guerra o per la pace. Perché ci mettono tanto? Perché, Robert? Che vuoi che ne sappia? Eccoli.
sai come puniamo i prigionieri? Sì. Chi sei? Tenente Merrill, del Forte Niobar. Allora conosci il rappresentante del Gran Capo di Washington? Sì, lo conosco. È il maggiore John Frederick Merrill, mio padre. Vi libereremo e tu gli porterai questo messaggio. Quando la luna sarà piena, i capi di tutte le tribù indiane verranno al Forte Niobara per parlare di pace. Adesso, Winnetou, sono io che ho qualcosa da chiederti, cioè di restare qui insieme alla mia gente fino al giorno nel quale noi ci muoveremo per raggiungere Forte Niobara. Munai. Abbiamo intenzioni pacifiche. Che cercano i visi pallidi nel villaggio Ponca? Siamo diretti al grande lago dalle acque azzurre. I visi pallidi devono fermarsi. Non potreste indicarci la strada più breve per raggiungerlo? I visi pallidi devono fermarsi. Ma siamo amici. Vi regaleremo un barile pieno d'acqua di fuoco se ci direte la via che dobbiamo prendere. Cosa vi avevano fatto? Niente, però erano indiani.
E voi siete dei delinquenti. Prima o poi vi impiccheranno. Su, sparisci. La gente della tua risma ora mai seccato. Appena al forte farò rapporto. È proprio una magnifica idea. Ma non ci arriverà. Va bene. Bill, Joe e altri tre con me. Avete preso l'abitudine di andare in giro senza armi? Da quando gli indiani ci hanno fatto prigionieri. I Poncas? No, gli Assini Boys. E se non fosse arrivato il capo degli Apache? Vinnetou. È soltanto una ferita superficiale, ma è meglio fasciarla. Sì, Vinnetou. Stavo dicendo che se non fosse arrivato lui avremmo perso molto più che i nostri fucili. Capisco. Chi erano gli uomini che vi hanno attaccato? Questo non lo so. Ma fanno parte di una grossa banda che stamattina ha distrutto un accampamento Poncas. E perché? Senza alcun motivo. Vinnetou con gli altri capi vuol venire al forte per parlare di pace. Ma questa terra non potrà mai averne finché ci saranno dei delinquenti che uccidono gli indiani senza pietà. Noi avremmo voluto seguirli, ma non abbiamo... Me ne occuperò io. Hanno tutte colpito il centro. Perché non dici niente, Vinnetou? Le armi non sono fatte per le mani delle donne. Ho imparato a usarle quando ero ancora una bambina. Volevo prendere il posto di mio fratello. È morto lasciando un gran vuoto dietro di sé. Ribanna. Perdonami, non lo sapevo. Per mio padre farei qualunque cosa. Questo lo sapevo. Perché quando ci siamo incontrati mi hai tenuto nascosto d'essere la figlia d'un grande capo? Gli Assini Boys dicono, la donna che ha la parola che zampilla come l'acqua, ruba all'uomo la pace. Ma quella che sa tacere il cuore. Questa grotta è il rifugio per le donne e i bambini in caso di pericolo. Ed è il grande segreto degli Assini Boys.
Adesso sei il solo straniero che lo conosca. Mi consideri ancora uno straniero? Risponderò alla tua domanda se avrai la pazienza da te. La bocca di Rivanna parla piano, ma Vinnetou può sentirla, perché non è più uno straniero. Anche la bocca di Vinnetou parla piano, ma forte parla il suo cuore. Che cosa dice il suo cuore? Rivanna. Vinnetou. Vadi d'alto! Accidenti, ho solamente questo! Ma guarda chi si vede! Hartlepool! Old Shatterhand! Si può sapere da dove venite? Direttamente dalla Scozia. Sempre a caccia di farfalle, immagino. No, signore, questa volta no! Da quando ho preso il rosso papillo orporimester Parinda sul lago d'argento, la mia raccolta è completa e così sono stato costretto a ripiegare su un altro hobby. Ah, e ora cosa collezionate? Avventure, signore. È piuttosto originale. E colleziono avventure. Però anche piuttosto pericoloso. Dovrete avere molta fortuna. Ma l'ho già avuto incontrando, vi siete un uomo dalla vita assai movimentata. Posso unirmi a voi? Io ne sarei lieto. Ma sto inseguendo certi individui che sono andati in quella direzione. Oh, siete in errore. Hanno proseguito fin lì, ma poi hanno preso dalla parte opposta dopo aver cancellato le tracce. Ho visto tutto. Ah. Grazie per l'informazione. Vieni qui, Ercole! Credo che adesso il signore ci permetterà di accompagnarlo. E va bene. Se proprio ci tenete. Però vi avverto, gli uomini che sto inseguendo sono dei banditi pericolosi e senza scrupoli. È una magnifica notizia, più di quanto osasti sperare. Sì, so tutto. Luca mi ha messo al corrente. Avete eliminato quei tre? No, siamo caduti in un'imboscata. Come? Ve li siete fatti scappare. Sapete che cosa significa? Erano almeno in 20, è già molto se abbiamo salvato la pelle. Luca, va con 10 uomini a Decama, lì ci sono sempre dei soldati. Cerca di sapere cosa succede al forte e dia allo sceriffo che solleciti il rilascio della concessione petrolifera. Qualcuno vi ha seguito? No. Nessuno, capo. Almeno è quello che credo. Va bene. Staremo a vedere. C'è da guardare. Continuate il vostro lavoro. Pezzo d'idiota, vuoi farci saltare tutti in aria? Quante volte devo ripetere che non dovete fumare? Ehi, chi siete voi, eh? Da dove venite? Dall'est, amico. Ah, e siete diretti all'ovest, vero? Indovinato. Chi vorreste prendere in giro? Lasciali stare, Carter. Ah, pare che abbiamo ospiti di riguardo. Siete voi il capo qui? Precisamente. E non mi piace avere estranei nella mia proprietà. Cosa volete? E del petrolio. Ah, soltanto questo. Bene, signori, qui ce n'è più che in abbondanza, come voi stessi potete vedere. Però mi appartiene. A me ne occorre soltanto un pochino per la mia lampada. Siate gentile, fatemi il piede. Vi va di
di scherzare? No. Siamo in viaggio da molto e vorremmo rifornirci nel vostro emporio. Qui non vendiamo niente. Ma potremmo fare un cambio. Il vostro cavallo mi piace. E piace anche a me. Vi faccio una proposta ragionevole. In cambio del vostro cavallo potrete prendere quello che preferite per un valore di $100. No, signor Forrester, non ne parliamo. Va bene, facciamo 200. Però mi dovrete lasciare anche la sella e i due fucili. No, è inutile. La vostra proposta non mi interessa. $300 per tutti e due i cavalli, le selle e le armi. Cosa ne dite adesso? La vostra esistenza è fuori luogo. Io rifletterei bene prima di rifiutare. Allora? Bud Forrester ottiene sempre quello che vuole. Ma è un comportamento sleale. Noi siamo solamente due. Castlepool, allontanatevi. Avanti. Quando è così? Prendetevelo. Attento, attento, indietro! Non sparate! Maledetta bestiaccia! Isumi Atalitla, Isumi. Avete sentito come l'ha chiamato? Non può essere che Ulshetaran. Mi dispiace, ma il mio cavallo va a simpatia. Portate le armi nel magazzino e chiudete i cavalli nella rimessa. La chiave la terrò io. Andiamo. Dì un po', cos'è che puzza tanto, eh? Io t'ho sento dietro. Credo che tu abbia urgente bisogno di un paio di brache nuove, amico. E tu di una faccia nuova. Piantatela! Capito? I signori sono nostri ospiti. È meglio farli fuori, capo. No, aspetta, abbiamo bisogno di un pretesto. Sono dei bianchi, non degli indiani. Ma prima o poi lo troveremo, sta tranquillo. Intanto li facciamo lavorare. Cominceranno domani mattina. Olcetran. Venite con noi all'emporio. Abbiamo bisogno di parlarvi. Sparato da lassù! Forrester ci aveva assunti a Decama, dove vende il suo petrolio. Ci aveva promesso uno stipendio e una percentuale, ma non ci ha mai dato niente. Quel tipo non mi piace affatto. Dice che ha una concessione per tutta la vallata dell'Omara. E quindi il diritto di sfruttare anche il territorio indiano. Già. La maggior parte dei Poncas si è trasferita nel Dakota, però Forrester non è ancora soddisfatto. Ha ordinato ai suoi uomini di distruggere un accampamento e di uccidere tutti. Adesso capisco diverse cose. Bisogna darsi da fare. In quanti siete? Più di 50, Shetran, ne siamo pronti a tutto, ma non abbiamo armi. Forrester ce le ha tolte e le ha chiuse nel magazzino che fa sorvegliare giorno e notte. C'è gente fidata fra chi trasporta il petrolio? Sono tutti dei nostri. Bene. Tenteremo di riprenderci le armi non appena farà buio. E se ci riuscirà, attaccheremo stanotte. Stanotte, dite? Come scozzese sono portato al risparmio, ma li acquisterò tutti e tre, per sicurezza. Sono Merry, Bob e Ronnie. Salve, Bruce! Salve, Merry! Ma si può sapere che diavolo vi è successo? Cominciavamo a pensare che... Ci è mancato poco, eravamo già legati al palo del supplizio. È meglio andare subito da tuo padre. Muoviamoci. Attenti! Riposo. Mio padre è di là. Sì, signor Tenente. Tenente Merrill, di ritorno con la pattuglia. Un uomo leggermente ferito. Bene, tenente Merrill. Sull'accaduto mi farete più tardi un rapporto dettagliato. Papà. Papà. Figliolo, sono felice che tu sia di nuovo tra noi. Susan! Robert! Robert! Ero tanto preoccupata. Oh, io ho la pelle dura, sorella. Sapete che non sopporto le scene patetiche, perciò smettetela, per favore. Gli Assiniboines ci avevano preso e credevamo proprio di non cavarcela. Ma poi è arrivato Winnetou.
il capo degli Apache. Sì, è a lui che dobbiamo la vita. Mi ha incaricato di portarti un suo messaggio. Verrà qui insieme ai capi di tutte le altre tribù per trattare con noi una pace duratura. E tu pensi che abbiano sul serio questa intenzione? Stammi a sentire. Secondo me, la tua sfiducia nei loro confronti è del tutto ingiustificata. Ho capito che Vinnetou parlava sinceramente, che vuole la pace. Ti lasci convincere da quella gente perché ancora non la conosci bene, però ciò che è successo e succede ogni giorno... Sbaglia ritenerli sempre responsabili di tutto. Gli indiani ci hanno risparmiato la vita, ma un paio d'ore dopo ho assistito al massacro di un intero villaggio da parte di una banda di delinquenti. Sai chi fossero? No, ma Shetteran li ha seguiti. Ah! Ah! Via! La pistola. Subito, capo. Date una mano. Sta attento. Piano. Qui dentro ci sono armi e munizioni più che sufficienti. Grazie, Shetteran. Senza di voi non ce l'avremmo fatta. Bel colpo. Spero soltanto che non ci abbia visto nessuno. Mi sembra impossibile che sia andata così liscia. Bisogna portare i fucili agli altri immediatamente. Ma fate attenzione. Clark. Sì? Non appena le armi saranno state distribuite, voi darete l'allarme. Va bene, Shetteran. Io che faccio? Voi pensate a radunare tutti. Mani in alto! Se foste un gentiluomo avreste bussato prima di entrare. Mani in alto! Più su. Sicché tu saresti al Shetteran, l'invincibile eroe. Protettore di quei luridi indiani. Che tu invece pensi a decimare, non è vero? Non mi piace vedermi intorno quelle brutte facce. Sei un delinquente, Forrester. E della specie peggiore. Per me non esistono che le mie leggi. E una di esse dice che chi spinge alla ribellione i miei operai deve essere impiccato. Ed è esattamente ciò che ha fatto quest'uomo, vero? Certo! Sto impicchiamolo! Thank you.
Chi ha la dinamite? Io. Avanti! Vedi! Contro Bud Forrester. Maledizione, è andato tutto al diavolo. Era l'unico modo per salvare la pelle. Comunque ricostruiremo, Venango, sta tranquillo. C'è ancora molto fumo, ma ho visto lo stesso degli uomini. Più di 10 volte le dita di una mano. Cosa stanno facendo? Cercano di spegnere il fuoco. Uno di loro porta una giacca di pelle nera. Quello deve essere Forrester. Non bisogna perderli di vista. Io resterò qui. Tu andrai al forte. No, è più importante la pace. Quando sarà conclusa, Forrester avrà quello che merita. Perciò, fratello, tu verrai insieme a me a Forte Niobara. Bene, quando partiamo? Immediatamente. Dobbiamo passare dal villaggio degli Assiniboins. Il loro capo si unirà a noi. E che ne sarà del nostro amico Castlepool? So badare a me stesso, Old Shatterhand. Non so come esprimere la mia gratitudine. Non potevo iniziare meglio la collezione d'avventure. E dove volete andare? Se permettete, penserò io a tenere d'occhio Forrester e i suoi accoliti. So che è importante. Ammiro molto il vostro coraggio, ma non posso proprio acconsentire. Forse non vivreste più nessun'altra avventura, amico mio. Bene, come credete, vuol dire che andrò all'Arabi. Là succede sempre qualcosa. Buona idea, però non prendete la strada che passa vicino ai pozzi. Non vi preoccupate, ormai sono diventato un autentico uomo del West. Conosco trucchi e astuzie. Piuttosto scomoda. Ben arrivato.
arrivato a Venango, amico. Questa la prendo io, potresti farti male. Ve la pagherete, vi deducerò, lo scelgo. Finitela! Vi siete divertiti abbastanza. Avanti, portatemelo qua. Cosa stavi facendo lassù? Ah, niente di male, raccoglievo le fragole. Mi pare di averti già visto da qualche parte. Ma certo, eri con Old Shatterhand, quello a cui devo tanta gratitudine. Credevo che fossi già in paradiso. Oh, purtroppo no, voglio dire per fortuna. E dove si è cacciato il tuo amico? Ah, non lo so, signore. Non crederai che la beva, eh? Ma è la verità. Ah, vuoi fare l'eroe? Bene, aspetterò che tu abbia cambiato idea. Legato a quel palo non credo che ci metterai troppo tempo. Su, andate! Eccola lì. Andiamo. Questa è Ribanna. Non appena torneremo dal forte Niobara, chiederò al grande capo degli Assiniboine, Setasha Dunga, di darmela in moglie. Diviso l'odio e le armi, ma sappiamo che avete percorso una lunga e faticosa strada per parlare di pace. Noi desideriamo vivere in amicizia con tutte le tribù indiane e i messaggeri che avevamo mandato nel lontano est del paese ci hanno riferito che questo è anche il vivo desiderio del nostro grande capo. Così parla il padre bianco di Washington per mezzo della mia bocca ai suoi figli rossi. È con la gioia nel cuore che vediamo quanti potenti capi indiani hanno risposto al richiamo di Winnetou. Noi salutiamo i valorosi guerrieri degli Assiniboines, dei Mandas, Ponis, Chippewas, degli Osage, Sioux e Navajos, degli Shoshones, Crows e Dakotas. A ciascuno di voi sono dirette le parole del padre bianco di Washington. È un capo dei Poncas. Questa proprio non ci voleva. Noi salutiamo il grande capo di Washington e i fratelli bianchi. Sotterriamo l'ascia di guerra. Questo paese è grande. Ci sarà posto per tutti se riusciremo a vivere in pace.
Sappiamo che ci sono state molte ingiustizie da ambedue le parti. Vi pagheremo i danni che avete subito e i responsabili saranno puniti. Quanto valgono le vite di 100 guerrieri, delle donne e dei bambini del mio villaggio? Essi vivevano in pace e sono stati uccisi dai visi pallidi. Né più né meno di quanto valgono le vite dei pacifici coloni di New Ulm uccisi dai Cheyenne. Guerra! 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 Noi non siamo responsabili della distruzione dell'accampamento Poncas. I colpevoli sono anche nostri nemici. Chi garantisce ai capi indiani che non attaccheranno altri villaggi? Io, Old Shatterhand. Avete la mia parola. Non appena la pace sarà stata conclusa, mio fratello Winnetou e io andremo ai pozzi di petrolio. E i Poncas saranno vendicati. Noi ti crediamo, Old Shatterhand, ma non spetta a te farlo. Devono essere i visi pallidi di Forte Niobara a prometterci giustizia. Shikatsi Navajo! I bianchi non hanno mai mantenuto le promesse perché ci disprezzano. Guerra! 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 Va bene, voi volete la guerra e l'avrete. No! Troppo sangue è già stato versato. I Poncas non hanno paura. Non temono né lotta né morte. Guerra! Guerra! Voi decidete in preda all'ira. E questo non è saggio. Bisogna pensare al bene della nostra gente e raggiungere un accordo. Ma che sarà rispettato, chi ce lo garantisce? Io. Ascoltatemi. Tra noi non ci saranno più guerre. Credo che noi non siamo né peggiori né migliori di voi. Non c'è nessuna razza peggiore o migliore di un'altra. Le distingue unicamente il colore della pelle. E qui ci sono molti che la pensano come me. Basta, tenente Merrill. Rientrate subito al forte. Non ho finito. Voi dite che i visi pallidi vi disprezzano. Io ho detto che questo non è vero. E sono pronta a darvene la prova. I nostri due popoli suggelleranno la loro amicizia con un matrimonio. Quello fra Ribanna, figlia del capo degli Assiniboines, e me. Tashatunga, ti chiedo Ribanna in moglie. Tenente Robert Merrill, vi rendete conto che sarete costretto a dare le dimissioni dall'esercito? La carriera militare è meno importante della pace e della mia vita. Se Ribanna entrerà nella casa dell'uomo bianco, la pace verrà conclusa. Winnetou. Cos'è successo? Il cuore di Winnetou è molto triste. Per lui il sole si è oscurato. Andiamo al villaggio. Ribanna saprà tutto. Lascia Manoka, Nuku Shunishe! No. No, Winnetou. Nessuno ha il diritto di separarci. Fuggiamo sulle montagne. No, Ribanna. Prendo il mio cavallo. Nusha Mahini, Ribanna. Vaha. Il capo degli Apache ha già parlato con mia figlia. Sì. Sa tutto. Il destino degli Assiniboines, il destino di tutta la nostra gente, dipende solo da te. Guerra o pace. Morte o vita.
obbedisci a tuo padre. L'Echipetra mi ha insegnato ad amare la pace. E per essa ora devo accettare una rinuncia che spegnerà ogni gioia nel mio cuore. Ti sono grato, fratello, perché mi capisci. Dobbiamo mantenere una promessa. Sì, lo so. Forrester. Che cosa hai detto? La pace. A Decama non si parla d'altro. Il maggiore Merrill si è incontrato al forte con i capi indiani. Ma la notizia più incredibile è che Robert Merrill sposa la figlia di Tashatunga. Cesar, Carter, devo parlarvi immediatamente. E anche a tutti gli altri. Sì, capo. Ma che è successo? Segnalo. Cosa è successo? Che c'è di tanto importante? A quanto pare, ragazzi, quelli di Forte Niobara stanno trattando la pace con le tribù pellirosse. Sapete che significa, vero? Ma non è possibile. Saremo noi a pace. I cani rossi non ci lasceranno neanche un metro di terra. E i soldati avranno troppo tempo da dedicarci. Questo dobbiamo evitarlo ad ogni costo. Le cose devono restare come fa comodo a noi. E conosco anche il modo migliore per riuscirci. Ascoltate ora le parole del Cantico dei Cantici. Tu mi hai rapito il cuore, mia cara dolce sposa, con un tuo sguardo. Mettimi come sigillo sul tuo cuore e come sigillo sul tuo braccio, perché l'amore è forte come la morte, il suo fervore tenace come l'inferno, il suo ardore brucia, è una fiamma del Signore. Amen. Adesso volgete il vostro pensiero a Dio e pregate. Robert Merrill, vuoi prendere questa donna, Ribanna, come tua legittima sposa? Sì, lo voglio. E tu, Ribanna, vuoi prendere quest'uomo, Robert Merrill, come tuo legittimo sposo? Sì, lo voglio. Io vi dichiaro davanti a Dio e agli uomini, marito e moglie, che la vostra unione sia d'esempio e ci porti la tanto sospirata pace. Amen. Kestelpur non aveva detto che andava all'Arami. Evidentemente solo per tranquillizzarci. Guardami le spalle, cercherò di liberarlo. Sta attento. C'è un solo uomo di guardia e pochi cavalli nel recinto. Questo significa che Forrester è fuori, col grosso della banda. Forse Kestelpur saprà dirci dove sono andati. È la mia misura. Ehi, sapete quanto hanno voluto per quel cappello? $6. E a me che cosa importa? Non erano mica miei. Volevo dire che è sprecato per una zucca vuota come la vostra. Oh. Ho capito, vuoi che ti rompa il muso?
amico, una festicciola ben riuscita, eh? Permetti questo ballo? È un odore per me. $6. Presto, presto! Io pischiamo! Dov'è Joe? Adesso aspetta, malete! Cercatelo! Guardate lì! Sentito tutto. Si è diretto al Greystone Canyon con 50 uomini. Vuole attaccare una carovana e addossare la colpa agli indiani. Dobbiamo fare di tutto per avvertirli. Sì. Muoviamoci subito. C'è quasi una giornata di cavallo da qui al Greystone Canyon. Su, venite. Non resta altro che arrendervi. Non ci pensiamo nemmeno. Finirete tutti sulla forca per quello che avete fatto. Ti sbagli. Ho provveduto a mandare uno dei miei uomini a Forte Niobara. Dirà che la sua carovana è stata attaccata dai Pelli Rosse ed essere il solo superstite. Gli unici a sapere come sono andate le cose siete voi. Ma morirete. È l'unico superstite della carovana. È stata attaccata al Greystone Canyon. Gli Assiniboines, quei maledetti... Cosa hanno fatto gli Assiniboines? Hanno ammazzato tutti. Tutti senza nessuna pietà. Mia moglie, i miei figli. Il destino vi ha colpito duramente.
dovete cercare di farvi coraggio. Sergente, occupatevi voi del signore. Qual è il vostro nome? Mi chiamo Luca. David Luca. Provvedete immediatamente perché abbia tutto quello di cui ha bisogno. E anche da bere l'aiuterà a riprendersi. Poi portatelo nella tenda del mio aiutante perché possa riposare. Sì, signore. Su. Capitano Bruce. Agli ordini. Prendete 20 uomini e andate subito al Greystone Canyon. Prima di agire, capitano, è necessario che quanto quest'uomo ha dichiarato abbia una conferma. Se sarà così, ordinerò che il villaggio degli Assiniboines venga raso al suolo. Qualche domanda? Signore, sono rimasti soltanto 22 uomini al forte. Sarebbe meglio aspettare che il tenente Jackson torni con i suoi dalle esercitazioni. Avete ragione, partirete stasera. Non ci si può fidare di quella gente, ne abbiamo avuto la riprova. Dicono che vogliono la giustizia, la pace, l'ordine, l'amicizia e alla prima occasione si comportano come belve. Ma questa volta ci comporteremo proprio come loro, saremo senza pietà. Sono un soldato e sai bene quanto me, Robert, che l'averti messo al corrente di quello che è successo potrebbe costarmi molto caro, però sei mio amico e ho dovuto farlo. Dove sta adesso il cosiddetto superstite? È nell'alloggio dell'aiutante, ma se tuo padre sapesse... Sta tranquillo. Non ti tradirò. Tom, non dimenticherò mai il tuo gesto. Riban. Non sono stati gli Assiniboines. Quell'uomo mente. Cosa vuoi fare? Andare da mio padre. Verrò al villaggio insieme a te. Anch'io sono convinto che non c'entrino niente. Ma bisogna scoprire la verità e tu devi aiutarmi, d'accordo? D'accordo, Robert. Raddoppiate le sentinelle. Se vedono qualcosa di sospetto, diano immediatamente l'allarme. Prendi i fucili, le munizioni e selli i nostri cavalli e preparane anche un altro. Ci servirà. Inoltre abbiamo bisogno di un tendone e di una corda robusta. Se dovessero vederti, di che partiamo stasera per il fiume della nebbia, perché vogliamo andare a caccia. Io intanto mi occupo di quell'individuo. Idea già sfruttata del Medioevo. Un colpo sarebbe sprecato, ma non diversi nello stesso punto. Guardate. Abbiamo già perso 17 uomini, capo. Sarebbe meglio rinunciare, no? Non dire idiozie. Sanno che abbiamo distrutto la carovana. L'hai dimenticato? Però possiamo attaccarli solo di fronte. E se resistono finché arrivano i soldati... Ma vuoi piantare? Mi cominci a dare i nervi. So come sistemarli tutti e tre in una volta. Venite! Siamo troppo pericolosi per quei delinquenti. Non ci molleranno. Dobbiamo trovare ad ogni costo un modo per raggiungere il lago. Vicino a quei cadaveri c'è un lasso. Potremmo ricavarne delle corde. Anche i loro fucili ci serviranno. Leggi nel mio pensiero, fratello. Lì dentro potrete riposarvi. Un'idea davvero formidabile. Ma non avranno il tempo di apprezzarla. Coraggio, prendi la polvere. Proprio un bello scherzetto. Aspetti! Avanti, muovetevi. Si
Vieni qua. La polvere, capo. Ecco. Pronto? Ci siamo. Facciamo presto. Non mi sono mai divertito tanto. Via! Ma non sono loro! Questi sono tre dei nostri! Sono scappati! Ma non è possibile! Eppure così! Si può sapere che cosa succede? Ci hanno giocato, se la sono svignata! Siete diventati scemi? Poco tempo fa hanno sparato! La sparatoria si spiega in un modo molto semplice. Hanno legato delle corde ai grilletti delle armi. Va a vedere. Ehi, re! Qui ci sono altre corde, devono essere scesi al lago! Insomma, ce l'hanno fatta. Ci hanno costretto a metterci al riparo e poi si sono allontanati continuando a tirare le corde. Perlustriamo il lago. Se fossero qui li avremmo già visti, non c'è nessun posto per nascondersi. Maledetti! Ma non possono essere lontani. Tu con la metà degli uomini cercali in quella direzione. Io insieme agli altri vado dalla parte opposta. Bene. Lasciate stare, ragazzi! Andiamo ai cavalli! Shane Makela Nem Shaika. Keshe Manoshi Loka Setuma. I miei guerrieri dicono che devi morire al palo del supplizio, però mio figlio dice diversamente. Sarà un tribunale a decidere la tua sorte. Un Ancienok. Lo porteremo con noi come ostaggio. Likeste Squaw, Mine Kashu, Tashima Hatili Noha. Ce ne andremo quando il campo sarà smontato. Lo so, per te non è facile rimanere qui mentre noi andiamo a cercare quegli assassini. Però da voi due dipende l'avvenire della nostra gente. Voi due dovete vivere affinché viva la pace. Shetaha Loka. Shetaha Maini. Hokae! Guarda chi arriva. Old Shatterhand. Capitano Bruce, veniamo dal Greenstone Canyon. E noi ci andiamo. Avete visto i resti della carovana attaccata dagli indiani? No, non sono stati loro, capitano, ma Bud Forrester e la sua banda. Ah, posso testimoniarlo. Siamo in grado di mettervi sulle loro tracce. Vinetou li sta sorvegliando e non li perderà d'occhio un solo momento. Così è stato Bud Forrester. Allora, li avete trovati? No, capo, abbiamo guardato ovunque potessero nascondersi, niente! Maledette carogne. E adesso? Torniamo a Venango, abbiamo bisogno di rifornirci. Che ne facciamo dei diritti? Non possiamo mica portarceli dietro. Avanti, muovetevi, non perdiamo altro tempo, torniamo a Venango! Capo, non è possibile, i cavalli sono stanchi! Torniamo a Venango, ho detto! I soldati arriveranno fra poco, dobbiamo raggiungere Blackwood o per noi è finita!
Ehi, su! Chi dice Machela? Non osce vea. Non c'è lì catuma, Forrester. Non mescia c'è venango, Machela Forrester. Corvo Bianco dice che Forrester non è a Venango. Dove sta? Bene. Andremo ad aspettare la volpe nella sua tana. Se non arriverà prima del nuovo giorno, morirai. De chi si te sciova? Caita Venango! Venite fuori con le mani in alto o appicchiamo il fuoco. Coraggio, dobbiamo proseguire, andiamo! Su, sveglia! Ehi, capo, guarda, arriva qualcuno! È Luca! Luca? E che ci fa? Dovrebbe essere Luca! Il trucco non ha funzionato, non potete tornare! Gli Assini Boys vi stanno aspettando a Venango! Anche se non andiamo a Venango, seguiranno le tue tracce e li avremo addosso lo stesso. Così ora non è solo dai soldati che dobbiamo guardarci. Ce la caveremo ugualmente. Mi sai dire come? Ci sono 14 giorni di cavallo per la frontiera e abbiamo solo 3 ore di vantaggio. Ebbene, andremo al villaggio degli Assini Boys. E un po' sei impazzito? Che cosa diavolo vorresti fare? È semplice, no? Prendere Robert Merrill, Harry Banna, la figlia del capo degli Assini Boys. Bravo! Bene, benissimo! Dove sono di preciso? Il sole era ad ovest quando siamo partiti e l'ho avuto a destra per tutta la strada. Così, anche se ero bendato, ho capito che andavamo verso sud. Dal villaggio a dove li abbiamo lasciati ho contato fino a 820. Lì dovrebbe esserci una caverna o qualcosa di simile. Stanno tornando! Nomi da Shatunga! Non si tratta di loro, sono i banditi. Non possono ancora averci visto. Andiamo dentro. Unami, Tashuna, Tashuna! Presto. Guardate! Deve essere quella!
hanno scoperto la grotta. Forse verranno a nascondersi qui. Addentriamoci di più. Sehine mokati lunghi. Chi te fa? Sei in trappola, Merrill! Vieni fuori con tua moglie! A sentarvi se ci tenete alla pelle! Questo posto non ha un'altra uscita. No, c'è solamente un'apertura in alto e le pareti sono troppo lisce per raggiungerla. Avanti! A vedere se c'è un'altra uscita. Avanti! Forrester è arrivato prima di noi. Già, ma Dashatunga sa quello che bisogna fare. Ascite Shadi Komana! Qual è? Conviene arrenderti, Forrester. Non hai nessuna possibilità di cavartela. Se deponete immediatamente le armi, garantisco che tu e i tuoi uomini avrete un regolare processo. Grazie, troppo buono. Barry e sua moglie. Come vedi, solo io posso dettare condizioni. Dovete permetterci di arrivare senza darci noie sino alla frontiera con il Messico, restituirci i nostri cavalli, rifornirci di munizioni e di provviste per 14 giorni che dovranno essere lasciate dove sei tu ora. Poi vi allontanerete finché non saremo fuori dalla portata dei fucili. Se farete come ho detto, alla frontiera libereremo i prigionieri. In caso contrario, sapete benissimo che cosa li aspetta. Cercherò di prendere tempo. È la sola cosa che si possa fare. Sta a sentire, Forrester! Siamo costretti ad accettare le tue condizioni, ma i nostri cavalli con le provviste sono rimasti giù. Avrai quello che hai chiesto, ma devi darci un'ora per andarlo a prendere. E va bene, ma non un minuto di più. Se sparate anche un solo colpo, li faccio fuori immediatamente. Tenete gli occhi bene aperti, capito? Avanti, mettetevi ai vostri posti. E niente iniziative.
Potrete sparare solamente se ve lo dirò io. Portateli là in fondo e legateli. Capo! Capo! Non c'è nessun'altra entrata, solamente un'apertura nella volta di una galleria laterale. E senza una fune è impossibile... Vengo a vedere! Vieni, pensaci tu. Dammi l'altro capo. Venite con me. Ecco, che ne dici? Ah, sono almeno 40 piedi. Hai ragione, senza una corda non c'è niente da fare. Però vorrei sapere se da fuori ci si può arrivare. Voi restate qui e tenete gli occhi bene aperti. Bene, Dana. Che ne faremo di quei due quando saremo alla frontiera? Li eliminiamo, idiota. Non aver paura, Rivanna. Vedrai che in qualche modo... Ma Rivanna non ha paura. Ha visto Old Shatterhand e sentito per 3 volte il grido della cornacchia. Sa anche che Vinetù non è lontano. Ancora non si fanno vivi, capo. Quanto tempo resta? 27 minuti esatti. Arriva Tashatunga! Laggiù! Questa storia non mi piace, siamo stati degli idioti a venire qui. Oh. Le tue opinioni non mi interessano. Quanto manca, capo? È ora. Allora, Shatterhand, il tempo è scaduto. Ascolta, Forester, il capo indiano ci ha detto che i cavalli da soma salgono lentamente. Uno si è azzoppato. Dacci altri 10 minuti. Niente da fare. Non mi lascio prendere in giro. Se tra 2 minuti le provviste non sono lì, spedisco i prigionieri all'altro mondo. Non è tipo da pensarci 2 volte. Lo so, teniamoci pronti a intervenire. Anche se gli indiani non dovessero farcela, attaccheremo. Quaranta, quarantadue, quaranta tre, quaranta quattro, quaranta cinque, quaranta sei, quaranta sette, quarantotto, quarantanove, cinquanta, cinquantuno, cinquantadue, cinquantatré, cinquantaquattro, cinquantacinque, cinquantasei, cinquantasette, cinquantotto, cinquantanove, sessanta. Il tempo è scaduto. Faccio portare fuori i prigionieri. Così potrete godervi lo spettacolo. Pensaci tu. Rivanna! State zitti! È qui. Rivanna ne era sicura.
di chi parlano. Vieni tu! Aia! Bussano l'occa! Come prevedevo, con voi ho vissuto avventure fantastiche. Grazie, Old Shatterhand. E ora che contate di fare? Oh, andrò a Washington, ma capo scoperto, qui i cappelli fanno da bersaglio e costano anche...